But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home with me. Don't let go. Thank you.
dite. Anzi, ci dispiace che vivi tra tavole, cartoni, in angoli di strada, con questo caldo, senza un tetto per ripararti. Ma perché? Stupenda
sola. Anzi, non sono sola. Ci sono tanti amici con i quali condividiamo le nostre sofferenze, le nostre tristi storie e un piatto caldo. Tu vuoi allontanarti da noi solo per il timore di essere rifiutata. Noi non andiamo via. Dai, sii brava. Cosa ti costa raccontarci la seconda parte della tua bellissima fiaba? Prima ne stai parlando con serenità. E ora mi riprende! Noi senza tetto abbiamo paura di ricordare. Scappiamo da tutti e da tutto. Dai, non scappare da noi. Porgi le tue mani e noi ti porgiamo le nostre. La seconda pagina della mia vita. Ero bella, vivevo felice con il mio principe azzurro Matteo. Era un ingegnere. Ho avuto dal buon Dio il dono della maternità, mia figlia Anna. Vivevamo tranquilli, senza alcun problema economico. Infatti i soldi non ci mancavano. Beh, è una bella fiaba. Questa è la pagina bella della mia vita. Perché? Dopo cosa ti è successo? E da tanta rabbia con me stessa,
diventata una barbona. Ora ci chiamano Grosciò. E Matteo? Non ha voluto sapere più nulla di me. Mi ha dato ogni colpa. E so anche che si è risposato. Ma dove mangi? Non mi interessa dove. Dove mi capita? Ho visto la mia vita a pezzi. Quando sono stanca, per riposarmi, mi dirigo verso la comunità di Sant'Egidio, che mi ospita e mi offre un piatto caldo. Ma un piatto caldo te lo possiamo offrire anche noi. Pace significa dare una mano a chi ne ha bisogno. Nel cuore di chi soffre e di chi ha vissuto, storie
storie di stenti e di sofferenza, di dolore e di coraggio. Per riflettere sul valore della diversità e sull'importanza del rispetto. A che cosa pensi? A cena, a pranzare.
a mangiare. Voglio sentirmi felice. Sì. Un piatto di pasta. E forse un rato. E poi è l'unica cosa che mi è rimasta. E io me la voglio godere. Ma smettetela, smettetela. Siamo tutti nella stessa barca. Cosa credete? Che anche la mia vita come la vostra è fatta di solitudine, di noia e di problemi economici. Ah, sono una tua. Ah, ma lo sai che gli anziani soli in Italia ne siamo quasi 5 milioni. Quanti? 5 milioni! 5 milioni! E poi viviamo tutti di povertà, perché tutti facciamo affidamento sopra a redditi e pensioni, ma con minime. E per di più, cara Nicola, per aiutare i nostri figli, i figli non vanno, abbiamo consumato tutti i soldi messi da parte durante un'intera esistenza. I figli. Ma lo sapete che sono stato in ospedale? Ma di tu? Ah, io. Comunque sono stato ricoverato in ospedale e i medici sono stati costretti a prolungare la mia degenza. Non c'è un problema, non era questo. E che al momento delle dimissioni non si è presentato nessuno. Nessuno dei miei figli si è fatto vivo. Che figli? No! Saluto, allora dico io, ho ragione a pensare alla cena, in quanto è proprio l'alimentazione a subire le mutazioni. La carne è un lusso, che io non posso permettermi, non più di una volta a settimana, e mai, mai di prima scelta. Chiedete, io perché sono un po' nostro. Troppi di noi anziani, dico, sono afflitti da un senso di solitudine e di emarginazione. E per le nostre famiglie siamo diventati noi. Sì, perché adesso stanno tutti la squadra a giocare a pallone. E poi stanno sempre per la famiglia, i figli a un certo punto viene ci scambiano.
da Ian. No, da WhatsApp. No, Nico, dalla vita, dalla vita. Ci ha abbandonato dallo spizzico. È vero, siamo costretti a bruciare anche una sola tazzina. Perché con le pensioni sociali che abbiamo, l'affitto da pagare, qualche contentino agli infermieri, mamma bella, c'è ben poco da stare a lei. Quanto mi manca la mia tazzina di caffè. Non abbiamo più potere, Nico. Siamo soggetti passivi e non più in grado di essere produttivi. Questo è il problema. E vedete per le nostre famiglie ormai siamo diventati bestie, e noi sono così occhi. La pensione dovrebbe essere un momento di tranquillità, sì. Pace, serenità, invece la si chiama con angoscia, malinconia, solitudine e sofferenza. E non solo nelle ossa, soprattutto nel cuore. Noi siamo portatori di esperienza, Nico, e depositari di tradizioni. E si dovrebbe aver cura di noi per questa cosa. Perché la vecchiaia purtroppo è una cosa che riguarda tutti quanti, perché volente o nolente, tutti quanti diventeremo vecchi prima o poi. Ma vi siete dimenticati che per evitare la noia e la solitudine si tollerano abusi e maltrattamento? La famiglia, i figli, i giovani di adesso non hanno più tempo per parlare con un anziano come noi, Però tutti quanti si devono ricordare che siamo gli anziani del futuro. Uno, due, tre. E chi oggi scappa lo mette a scartone. Uno, due, tre. Si è fatto tardi ed è ora di rientrare, perché per noi più si fa tardi e più è pericoloso, e soprattutto ancora si alza la superiore, adesso si è ancora si raffredda la proteina, Nicola, Roberto, ritiriamoci. Qui abbiamo dei ragazzi da te. Dai, vieni, che la sedana te che ci fa del drago, non che tenga da mangiare. Mi sta più troppo, se la già un proteino. Tu c'è la prove. Hai un quadro. Che succede? Dai, mi sta mettendo un servizio con sua domenica. Thank you.
tante chiacchiere. Andiamo, donna Andrea, ti accompagno io, dammi la mano.
La pace è una finestra aperta sul mondo. Il futuro si costruisce giorno per giorno. A scuola si combatte il pregiudizio e si ama il rispetto, perché le relazioni esterne sono importantissime. Si racconta
che diede vita ad un uomo. Un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, tutto. L'inventore era però molto vecchio e morì. L'uomo da lui stesso creato. Così sono nato io, abbandonato, incompleto, senza un papà e tutto solo. Awesome.